inaugurata questo pomeriggio la seconda edizione di Cambiamenti Work Festival, la manifestazione dedicata al lavoro e al benessere organizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia alla Spezia e patrocinata dal Comune di Monterosso. L'obiettivo è quello di valorizzare il carattere sociale, economico, culturale che mette al centro il lavoro e il benessere dell'uomo. Noi stiamo vivendo un momento molto critico a livello nazionale e internazionale, ma nonostante questo penso che sia doveroso anche aprire gli orizzonti e fare una riflessione globale. Noi viviamo in un posto sicuramente privilegiato, il nostro della Riviera di Levante, delle Cinque Terre in particolare, è un osservatorio privilegiato che certo risente in modo anche molto marginale di quella che è la crisi lavorativa. Ma ciò non di meno noi abbiamo il dovere di porci questo problema per cercare anche di capire quali possono essere delle possibili soluzioni e dei possibili miglioramenti. E questo lo dobbiamo fare innanzitutto e soprattutto perché io penso che la buona politica debba guardare innanzitutto a quelle che sono le nuove generazioni. Viene detto che noi riceviamo questo mondo in dono dai nostri genitori, dai nostri padri, e questo è sicuramente vero, ma io penso che sia altrettanto vero e ancora più vero che noi l'abbiamo in prestito dai nostri figli, quindi in prestito dalle future generazioni. E quindi qualunque scelta, qualunque azione che la politica fa nel quotidiano, nel medio e lungo termine, si riverbera inevitabilmente su quelle che è la vita delle future generazioni. E quindi noi abbiamo il dovere davvero di porci questi temi per cercare di trovare delle soluzioni e per traguardare dei miglioramenti. È stata una riflessione che si è fatta insieme alle imprese, insieme alle persone, a giuristi ed economisti che studiano proprio del mondo accademico, insieme anche a tutti gli enti, perché se vogliamo costruire qualcosa di buono, un cambiamento proprio com'è nel titolo, positivo, dobbiamo farlo essenzialmente sia avendo proprio come centro l'uomo, la cura dell'uomo, e soprattutto dobbiamo farlo insieme. Gli eventi proseguiranno anche nella giornata di domani, sabato 26 marzo, con workshop, conferenze, punti d'ascolto. Prosegue anche la possibilità di visitare la mostra fotografica presso l'oratorio a cura di Enrico Amici, e inoltre ci sarà anche la possibilità di partecipare a una raccolta in favore dei profughi ucraini.